Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a preparare la torta Camilla, anzi le mini tortine Camille, un po' quelle che andavano di moda quando insomma io ero piccolina, quindi oggi proveremo ovviamente a riprodurle. Allora, quello che vi serve sono 200 g di farina, ovviamente setacciata, poi 150 g di carote. Allora, io le ho tagliate con la grattugia e poi le ho passate dentro il mixer perché deve venire quasi non dico una purea, ma una via di mezzo. Due uova, poi 150 g di zucchero a velo, mezzo bicchiere, anzi facciamo un bicchiere di arancia spremuta ovviamente. Regolatevi voi, io ne ho utilizzate due perché in questo periodo ancora non sono al top come dico io, e quindi insomma vedete voi, comunque più o meno un bicchiere, ecco. Poi qui circa mezzo bicchiere di olio di semi e poi 12 g di lievito, mi raccomando non vanigliato. Io l'ho già setacciato e messo qui dentro. Cottura a 180 gradi, forno statico 20 minuti perché devono risultare molto soffici e molto morbide, quindi secondo me insomma massimo 20 minuti. Io la faccio diversa dalla classica perché c'è anche chi aggiunge burro e farina di mandorle. Io non ce la metto, quindi voi regolatevi. Poi vi occorrono pirottini. Allora, ovviamente servirebbe lo stampo adatto che io non ho, quindi utilizzerò uno stampo per i muffin e poi andrò a mettere i pirottini. Più o meno dovremo cercare di ricoprirli fino a qui, su per giù. E niente. Allora, ci vediamo con il procedimento e vi mando un bacione a tutti, grazie ai nuovi iscritti e anche a quelli di sempre. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al video. E poi alla fine del video vi lascerò anche una foto della torta Camilla che ho preparato l'altro giorno. Ciao a tutti!